Questo è un cantiere edile. Sembrerebbe un posto tranquillo e sicuro, ma tranquillo e sicuro non è. Ogni anno in Italia muoiono per incidenti dovuti all'elettricità più di 300 persone e circa 100 di queste in cantieri. E l'incidente più comune è con la betoniera. Basta toccarla e se un guasto elettrico ha trasmesso tensione alle sue parti metalliche, questo contatto può risultare mortale. Per gli addetti ai lavori si chiama contatto indiretto. Esiste anche il contatto diretto, pericoloso come il primo, e si ha toccando per esempio fili spellati, morsetti, spine non idonee. Questo filmato vuole parlare proprio dei rischi dell'elettricità nei cantieri e quali mezzi usare per sconfiggere questi pericoli. Il cantiere edile è un ambiente a rischio. È all'aperto, esposto ad ogni tipo di intemperie, alla nebbia, alla pioggia, al ghiaccio. Molti lavori richiedono l'uso dell'elettricità. Così, quando si deve installare l'impianto elettrico, bisogna seguire delle regole e rispettarle fino in fondo. Questo signore vi può dare una mano. È un installatore e il suo compito è di realizzare l'impianto elettrico. Egli è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e anche la legge prevede obbligatoriamente il suo intervento. È lui infatti che al termine del suo lavoro vi rilascerà una dichiarazione di conformità che attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte. Ma un esperto, un installatore capace, è solo un primo passo. Servono materiali realizzati secondo le norme e certificabili come tali. Servono apparecchiature progettate e costruite proprio per l'uso specifico nei cantieri. Questo è un quadro e per essere sicuro e affidabile deve per prima cosa riportare il marchio di fabbrica. Certo, deve essere un quadro firmato con la targa del costruttore. Non solo. Deve essere tutto di un pezzo, cioè assiemato e costruito in serie. In commercio ne esistono di tante misure e grandezze, in funzione della potenza elettrica necessaria. Vediamolo più da vicino. Oltre al nome del costruttore e dalla sigla EN, deve riportare le caratteristiche elettriche principali e il codice di identificazione. Questo è un quadro con sistema di chiusura a chiave. È un quadro di distribuzione finale costituito da uno scomparto per il collegamento del cavo di alimentazione, da dispositivi di sezionamento e di protezione contro i sovraccarichi, i cortocircuiti e i contatti indiretti. L'uscita è realizzata con prese dotate di dispositivi di blocco che assicurano l'inserimento e il disinserimento delle spine a circuito aperto e fusibili quali sistemi di protezione contro le sovracorrenti. Ora la corrente elettrica è in cantiere e questo grazie ad un esperto installatore e ad un quadro generale. Ma per far funzionare gru, betoniere, trapani e altri utensili servono dei cavi che dal quadro generale portino la corrente dove sarà utilizzata. Qui, qui e qui. Servono dei cavi la cui sezione è stata correttamente dimensionata, dei cavi di tipo idoneo alla diversa posa. È importante che siano posizionati correttamente, così da non essere d'intralcio o peggio venir tranciati o schiacciati magari da un camion. Nel caso di posa fissa, i cavi possono essere interrati o posti su linee aeree. Se interrati, senza particolari protezioni contro le sollecitazioni meccaniche, saranno ubicati ad una profondità di almeno 50 cm, possibilmente protetti con tegoli, e i loro percorsi segnalati. Se posati in linee aeree, correranno preferibilmente lungo la periferia del cantiere su sostegni adeguati, sorretti da fili o corde di supporto e ad un'altezza di almeno 5 o 6 metri dal suolo in funzione delle tensioni nominali, per non intralciare la circolazione degli automezzi.
Nel caso di cavi volanti, i conduttori saranno costituiti da cavi flessibili, con guaina protettiva adatta a resistere all'usura meccanica, e saranno ubicati lontano dalle vie di transito. Non dimentichiamo che la sezione del conduttore di protezione, come degli altri conduttori, deve essere correttamente dimensionata e che l'eventuale guaina isolante deve essere di colore giallo-verde. Stiamo facendo di tutto per rendere il nostro cantiere più sicuro. Abbiamo chiamato un installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Abbiamo scelto materiale elettrico costruito a regola d'arte e idoneo all'uso nei cantieri. Ora parliamo dei dispositivi di sicurezza. Questo è un picchetto. È un elemento dell'impianto di terra a cui vengono collegati quadri, alcune masse estranee, betoniera. Ma ricordatevi che la messa a terra non è sufficiente a proteggere le persone che vengono a contatto con una apparecchiatura in tensione per un guasto. Occorre necessariamente anche un interruttore differenziale, come questo. È un dispositivo che interrompe automaticamente il circuito elettrico in caso di pericolo, garantendo condizioni di sicurezza anche in cantiere. Questo è un arresto d'emergenza. Serve a bloccare macchine e impianti nel caso di movimenti pericolosi o di manovre errate. I serbatoi di liquido infiammabile devono essere provvisti di comando d'emergenza che blocchi il sistema di pompaggio in caso di pericolo. Non ci resta ora che dare uno sguardo a tutte quelle macchine o attrezzi che lavorano in cantiere e che utilizzano l'elettricità. Perché siano strumenti sicuri, devono avere queste precise caratteristiche. Devono essere dotati di marchio del costruttore e essere conformi alle vigenti normative. Nel caso dei cavi elettrici, devono riportare il riferimento alle norme CEI o IMQ-HAR. Devono essere correttamente collegati all'impianto. Devono essere provvisti di protezione adatta al tipo di posa e di utilizzo. Il grado di protezione minimo da usare in cantiere è IP43, ma macchine come la betoniera, che per esempio vengono pulite con getti d'acqua, devono essere dotate di grado di protezione minimo IP55. Il grado di protezione si esprime con le lettere IP seguite da due cifre. La prima indica il grado di protezione contro i solidi, la seconda il grado di protezione contro i liquidi. Le macchine elettriche mobili e portatili, come trapani e lampade, se usate in ambienti umidi e bagnati e in luoghi ristretti, devono essere alimentate a bassissima tensione. Meglio in ogni caso usare strumenti di tipo ricaricabile. Non dimentichiamo le spine e le prese, che, se non adeguate, sono la causa di situazioni pericolose. In cantiere devono essere usate prese e spine di tipo industriale, con grado di protezione idoneo alle condizioni di utilizzo. Solo in pochi casi è possibile usare le prese e spine per uso civile, dove gli ambienti sono protetti e dove il loro utilizzo non è gravoso. Le prese e le spine industriali sono di colori diversi in funzione delle tensioni di impiego. Le prese a spina aventi correnti nominali superiori a 16 A, ebbene siano dotate di un dispositivo di comando interbloccato con la spina. Il nostro cantiere è all'aperto e c'è un altro pericolo in agguato: le scariche atmosferiche. Per questo problema, l'unica soluzione è il nostro installatore esperto, purché sia anche progettista. È lui che valuta il rischio.
È ancora lui a decidere se occorre o no proteggere silos, ponteggi e gru con idonei sistemi e con opportuni collegamenti a terra. Vi ricordiamo che questa verifica è imposta dalla legge e che l'eventuale impianto contro le scariche atmosferiche deve essere denunciato con il modello azzurro al PMIP competente per zona. Bene, vediamo ora come queste norme e regole sono state seguite ed applicate in un cantiere. Per questa visita ci serviamo del nostro installatore qualificato. Il quadro di entrata e di misura è ok. Come i cavi fissi interrati e aerei. Ok, la posa dei cavi sui muri. I quadri dislocati nelle varie zone di operazione nel cantiere e le prese a spina, alcune interbloccate, tutto ok. Ok, il quadro della gru. Ok, la messa a terra, realizzata correttamente e coordinata con il differenziale. Bene i collegamenti effettuati con i pressacavi. Ok il collegamento della betoniera. Vanno bene le prese e le spine con i diversi colori caratteristici. Ok gli strumenti portatili. E ok l'alimentazione a 24 volt per le lampade portatili in ambienti umidi e bagnati. Non ci resta che raccogliere la documentazione necessaria alla compilazione del certificato di conformità, tra cui gli schemi elettrici, la dichiarazione di conformità dei componenti e dei materiali elettrici utilizzati e le verifiche ai fini della sicurezza e funzionalità degli impianti. Anche l'impianto di terra è stato denunciato, con il modello rosa, al PMIP competente per zona. Ultimo consiglio. Non lasciate la vostra vita appesa ad un filo, soprattutto ad un filo elettrico.